Rizzale! Rizzale! Situata a qualche grado più a sud del 36° parallelo, a metà strada tra la Sicilia e le coste della Tunisia, Linosa con Lampedusa e Lampione sorge veramente al centro del Mediterraneo. Arriva dopo una notte di navigazione con uno dei battelli in partenza da Porto Empedocle. Quel mattino, di buon'ora, sul ponte superiore dell'Egadi c'eravamo solo noi in compagnia del comandante. E davanti a noi c'era l'isola. L'antica Albusa ci presentava il suo biglietto da visita di isola vulcanica scolpito nel basalto, con caratteri di lava raccromata, di tufo, ceneri e lapilli, su rocce istoriate come dorsali di rettili preistorici. Chiunque vada ancora laggiù per cercare emozioni sotto il mare, non potrà rifiutare l'invito del Monte Vulcano per dare uno sguardo al panorama, ai campi di Chichibinghia, ma soprattutto alle trasparenze un po' misteriose degli azzurri fondali. Al mattino seguente ci incamminammo verso Cala Pozzolana di Ponente. Laggiù, ci avevano detto gli isolani, durante i 9 luni di giugno, le grosse testuggini di mare risalgono lentamente il declivio dell'arenile per deporre le uova, dopo aver scavato una buca che poi ricoprono con la sabbia. La nostra esplorazione sembrava bene avviata. Circa a metà della piccola spiaggia, Jannuzzi diede l'alto. Tracce fresche, senza dubbio. Ora si trattava di cercare dove le impronte si arrestavano e si facevano confuse. Mentre aiutavo Ruggero, anche Roberto aveva preso a scavare lì vicino, dove qualcun altro poco prima aveva già messo le mani. La fortuna ci aveva riso. Con una cinquantina di uova come queste che trovammo squisite, fu possibile confezionarci una gigantesca frittata. Il pomeriggio dello stesso giorno si provvide a verificare gli attrezzi. C'è una buona regola: preparare ogni sera quanto dovrà servire il mattino seguente. Gli apparecchi autonomi di respirazione erano indispensabili per gli operatori cinematografici. Per il rifornimento di aria compressa avevamo provveduto a noleggiare in Sicilia una batteria di grosse bombole. Col metodo del travaso scalare la nostra scorta si dimostrò sufficiente. De Santis utilizzava anche l'ossigeno per le immersioni comprese entro i 20 metri. Una bomboletta da 2 litri gli bastava per più di 2 ore. Al massimo si trattava di provvedere a un generoso ricambio di calce sodata, cosa che usava fare ogni giorno di persona. Così come di persona, Jannuzzi curava l'armeria di bordo. Col primo sole del mattino, tutta la nostra roba allineata sulla banchina dello scalo vecchio cominciò a venire imbarcata. Piccavano in particolare le due macchine da presa, l'una arancione e l'altra azzurra, progettate e costruite da De Santis nei mesi precedenti la spedizione. Rassomigliavano stranamente a degli aeroplani. Vedremo dopo il perché. Ci eravamo organizzati con due imbarcazioni. Ognuna aveva funzioni precise e distinte. La mia, equipaggiata con un buon 7,5 cavalli, era agli ordini della sezione sportiva. La seconda era destinata alla gente del cinema. Come ci sembrava distante il mondo delle nostre città in quei luminosi mattini di giugno, mentre al canto del motore si andava nel vento verso Punta Levante, verso l'avventura. Le coste selvagge di Linosa defilavano i nostri occhi, mi sembrava incantato perfino l'impenetrabile Linosa. Con la federazione avevamo concordato. La caccia verrà
verrà eseguita secondo le norme del regolamento internazionale. Il nostro atleta, pertanto, non potrà indossare mute protettive contro il freddo e dovrà usare armi consentite. Un buon fucile a molla, per esempio. Bisognava però sagolarlo con un cavo di nylon da 250 kg, sufficiente a trattenere anche le prede maggiori. Le robuste molle di questi fucili avrebbero richiesto un notevole sforzo per la loro carica in acqua. Questo attrezzo, il carichino, serviva alla bisogna. Tra le migliori prodotte nel mondo erano state scelte anche le pinne, un'idea regalataci dai pesci che l'uomo doveva ritorcere subito contro di loro. La scelta dell'occhiale o mascherino era stata fonte di lunghe discussioni. Finimmo per adottare un modello che offre un grande campo visivo a un minimo volume ed elimina l'uso della molletta stringinato. Il fucile di Jannuzzi, come abbiamo visto, era assicurato all'estremità di una sagola lunga una trentina di metri e terminante con un grosso pallone galleggiante. Questa è la tecnica migliore. Il fucile può essere lasciato sul fondo o abbandonato dopo il tiro senza timore di perderlo. L'acqua nel giugno di quell'anno era eccezionalmente fredda. Liberi da ogni vincolo sportivo, gli operatori si erano protetti con mute di polivinile, con caschi e con guanti di gomma, che davano loro un aspetto impressionante, come piloti di quegli idroplani a reazione costituiti dalle macchine da presa sottomarine, che avrebbero guidato di lì a poco in una appassionante caccia alle immagini. Gli aleroni, utilizzando l'appoggio sull'acqua, conferivano loro una grande stabilità. Jannuzzi, atleta dotato di un formidabile lavoro di gambe, era stato opportunamente catechizzato sul programma da svolgere. Un tuffo aprì il nostro dialogo con il mare. Jannuzzi pinneggiava silenzioso, fucile in linea e braccio libero disteso lungo il fianco. Trainata dalla lunga sagola bianca, la grossa boa lo seguiva in superficie come un cane fedele. Sotto di noi il fondale. Sulle prime, come sempre avviene, ci sembrò deserto. Il mare, saper vedere, è una virtù che si impara col tempo. Il primo incontro fu con un branco di salte, ma non era questa specie comune ad interessarci. Bisognava scendere più in basso. La stagione così in ritardo tratteneva sotto i 15 metri anche i vanitosi pesci pappagallo, una specie tropicale qui assai diffusa. Ruggero ne prese di mira uno. Ebbene, si fuggito, però dietro di lui, celata nell'ombra, c'era una perfida murena. E anche questa era riuscita a scamparla. L'inizio, confessiamolo, era stato deludente, ma la musica doveva subito cambiare. C'è entrata. Era la prima di quelle 72 corvine, una più, una meno, che dovevano finire sul pagliolo della nostra barca nel corso della spedizione. Povere ombrine. Quel loro carattere mite e quell'andatura tranquilla sono altrettanti vantaggi per il cacciatore, uso ad apprezzarne di più il prelibato sapore delle carni che il meraviglioso color verde bronzo dai riflessi d'oro che risplende in tutta la sua magnificenza allorché il povero animale viene tirato su all'aria per essere liberato dall'asta che lo ha trafitto. Sott'acqua sono proprio quei colori che lo proteggono. Corvina umbra, la penombra delle fenditure rocciose e la sua dimora. Laggiù il cacciatore doveva andare a cercarla. Aveva visto due begli esemplari sparire appaiati in una spaccatura del fondo. Ruggero conosceva bene il da farsi. Con questo colpo doppio le prime padelle erano definitivamente scontate. Ci fu l'aggiunta di una preda rara, questo pagaro di buona taglia, color carnicino, catturato mentre se ne stava impaurito sul fondo di una grotta. In quella grotta c'era anche una cernia.
chiamata per un gioco da bambini e il riporto venne eseguito tutto del fiato. Ancora qualche vizio e poi la signora del Mediterraneo doveva finire in barca e più tardi in padella. Ma non sempre doveva andare così liscia. Il re dei nostri carnieri è un pesce tanto curioso e prudente quanto astuto e manovriero. Di lì a poco un lontano parente di Jojo Le Meru doveva darcene una prova. Colpito, si arroccò disperatamente nella sua tana. Inutile esercitare trazione sulla freccia, non c'era nulla da fare. L'uomo è escogitato quei terribili uncini con i quali, il più delle volte, manovrando con abilità, è possibile afferrare la cernia ed estrarla dal buco. Anche quella volta l'operazione gancio doveva riuscire. Si trattava di un bel esemplare. Il vero cacciatore deve sempre mettersi nelle condizioni di non lasciar mai sul fondo una cernia colpita. Fu a questo punto che anch'io, stanco di stare a guardare, diedi di piglio al fucile, con l'aggiunta per prudenza di un buon respiratore. A giudicare dalla resistenza avevo di certo colpito qualcosa di grosso. E nemmeno a farla apposta in quel momento. Il sole, intanto, era salito sull'orizzonte. Avevamo scoperto una caletta meravigliosa, riparata dai venti, chiusa da altissime pareti di roccia. Gettammo l'ancora. Peppino borbottò qualcosa. Colpita!
precipitò al suo recupero. Si era nascosta dietro quello scoglio e chissà cosa stava armeggiando. Aveva detto di sì.